Molte grazie Eleonora, sono stato invitato qui oggi per parlare delle banche dati di Ispra confluite su NNB e di come queste possono essere utilizzate come base scientifica per decisioni e politiche di conservazione. La conoscenza e il monitoraggio della biodiversità è un esplicito compito istituzionale ed è quella che deve essere la base poi delle scelte politiche e dell'implementazione delle norme internazionali, comunitarie e nazionali di conservazione. Ispra partecipa ad NNB, come abbiamo già sentito da Christian, con tutta una serie di banche dati. Io con un velocissimo volo d'uccello vi citerò soltanto alcune di queste per dare alcuni esempi, dopodiché approfondirò di più un aspetto legato a quella del Centro Nazionale del Lamento, forse anche perché pone una serie di quesiti e di aspetti anche critici che hanno a che fare con la citizen science. Tra quelle più importanti come componente informativa naturale di base di tutto quanto quello che riguarda la descrizione e la comprensione degli ecosistemi c'è una banca dati che riguarda la vegetazione, in particolare la carta della natura, che è curata dal gruppo della dottoressa Angelini. Qui vedete sulla sinistra una visione generale delle unità fisiografiche dei paesaggi e sulla destra lo stato di avanzamento della carta della natura. Tratta tutte le diverse tipologie principali di paesaggio vegetazionale in Italia, a livello anche di unità di paesaggio e tutte le diverse tipologie anche di habitat. È una banca dati di estrema importanza come riferimento di base poi per tutte le altre componenti della biodiversità che evidentemente alla vegetazione poi si collegano direttamente. In situazioni invece di naturalità compromessa, un'altra importantissima banca dati è quella sulle specie aliene invasive, che è curata dal dottor Genovesi. Qui Ispra ha un ruolo davvero molto importante, ha curato e ha contribuito in maniera diretta alla definizione di un nuovo regolamento dell'Unione Europea sulle specie invasive ed aliene. E ha raccolto e già analizzato un'enorme massa di dati sulle aliene anche in Italia e tra breve verranno caricate carte specifiche di dettaglio su NNB che riguardano questa componente della biodiversità che ai noi è una componente che sempre di più diventa e si presenta come critica e spesso molto difficile da gestire. Le banche dati vengono utilizzate anche come strumenti per l'implementazione delle direttive, qui vi faccio due esempi, uno relativo alla direttiva Habitat e uno alla direttiva Uccelli. Il gruppo del dottor Ciccarese cura la direttiva Habitat e ci sono tutta una serie di indicatori che originano dai contenuti delle banche dati di Ispra riversati in NNB che vengono utilizzati per esempio come indicatori nell'annuario dei dati ambientali curato da Ispra. Ci sono anche interessanti prospettive legate sempre a queste banche dati che ci parlano di come la biodiversità entra e si correli ad attività anche umane. Qui vedete ad esempio una tendenza dell'organic farming nel nostro paese. E naturalmente rientrano in queste banche dati anche europee quelle che sono le informazioni che vengono raccolte e fornite da Ispra, come ad esempio in questo caso per quanto riguarda la rete Eionet relativa a quella che è la distribuzione, la presenza e le categorie di aree protette. Per quanto riguarda la direttiva Uccelli, la cosa è complessa nel nostro paese perché l'Italia non è un paese qualunque per gli uccelli, è il ponte naturale attraverso il Mediterraneo. Qui vedete ad esempio con quanti paesi il nostro è interconnesso per tramite degli uccelli migratori, è veramente un crocevia di rotte di migrazione e l'inellamento da questo punto di vista a partire dal 1939 rappresenta indubbiamente diciamo il primo esempio storico di citizen science in Italia, visto che le attività sono svolte tutte quante da volontari che sono la nostra risorsa primaria, i quali vengono sottoposti ad un processo che non caratterizza necessariamente tutte le altre
o non caratterizza le altre iniziative di Citizen Science, cioè un processo di formazione e di validazione tecnica dei dati alla fonte. Questo secondo me è un aspetto che va tenuto molto in considerazione quando si parla di Citizen Science, perché bisogna essere coscienti della qualità dei dati che si acquisiscano. Secondo me la cosa andrebbe fatta alla fonte piuttosto che successivamente, perché successivamente ci sono tutta una serie di problematiche. Comunque questi cittadini italiani, che sono circa 800 al momento in Italia, lavorano con uno sforzo di circa 25.000 giorni uomo sul campo all'anno, una cosa che è stata da noi anche monetizzata intorno ai 3 milioni di euro. Lavorano gratis per lo Stato italiano acquisendo tutti quanti questi dati. Al momento ci sono oltre 7 milioni di dati nella nostra banca dati, con relativi a più di 400 taxa diversi. Tutti i dati sono informatizzati, georeferenziati e sono correlati di variabili morfometriche e fisiologiche, e i dati di segnalazione di uccelli già inanellati sono a partire dal 1906, e i dati di prima cattura degli uccelli inanellati in Italia sono stati riversati in NB a partire dal 1982. Al momento i dati sono stati caricati su NNB in modalità statica. Noi siamo molto interessati che vengano quanto prima realizzate delle interfacce invece dinamiche, che consentano una interrogabilità, diciamo, un po' più efficiente del sistema. Quindi è stato un processo non semplicissimo. Ringrazio moltissimo i colleghi di Sina per essere riusciti a caricare questa grossa massa di dati. Questi dati continuano ad essere aggiornati, e questo noi lo facciamo con processi, con progetti a lungo termine. Questo è un progetto che è dedicato alla migrazione primaverile, coordinato dall'ISPRA, dal Centro Nazionale di Annellamento dell'ISPRA, da 31 anni. C'è un progetto analogo che ISPRA co-coordina insieme a Muse già da 23 anni, e invece in questo caso è dedicato alla migrazione autunnale. Di recente abbiamo lanciato un nuovo progetto con circa 100 siti di monitoraggio che invece fanno monitoraggio l'intero corso dell'anno. Chiudo dicendo che non ci possiamo fermare soltanto all'ecologia del movimento, facciamo anche altro. Abbiamo caricato su NNB oltre 300 carte di taxa diversi di uccelli in Italia. Tutto quanto questo ci consente di rispondere a quanto la Commissione chiede per quanto riguarda la rendicontazione dell'articolo 12 della direttiva Uccelli, che è una misura dell'efficacia di conservazione di questo strumento. Di recente la cosa si è sviluppata anche prendendo in considerazione i dati legati alla caccia, in particolare i dati di carniere. Proprio in queste settimane stiamo lavorando molto intensamente col Ministero dell'Ambiente, utilizzando anche questo tipo di dati. Per chiudere, credo che le diverse banche dati e diversificate banche dati di ISPRA siano uno strumento molto utile, che con questo rapporto molto positivo di collaborazione con il Ministero contribuisce a fornire una base scientifica solida alle decisioni che vengono di volta in volta assunte per l'implementazione delle norme. Grazie. Grazie, grazie davvero dottor Spina, perché appunto ho seguito la difficoltà con cui questi dati sono stati riversati nel sistema. Non è stato facile, e spero veramente che siano resi ancora più utili, perché capite bene anche voi l'importanza di avere questo patrimonio delle conoscenze per un discorso di gestione realmente attiva del territorio e per le valutazioni ambientali. Per esempio, un esempio che può essere le valutazioni di incidenza. Infatti io vorrei un attimo, collegandomi a questo, passare la parola a Giulia Bonella, proprio perché il tema delle aree protette, qui in sala appunto ci sono diversi rappresentanti di questo mondo che davvero vogliamo che entrino dentro al network, che invitiamo davvero caldamente a mettersi in contatto e a iniziare a capire il loro patrimonio di dati che può essere messo in condivisione.